Benvenute a tutte e a tutti sul canale, questo sarà un video Get Ready With Me e prime impressioni di due prodotti di nuovi che ho acquistato stamattina da Kiko. Scusate ma ho un po' di mal di gola. E quindi niente, voglio fare un trucco semplicissimo con voi, un trucco semplice ma comunque d'effetto che possa andare bene per andare a lavorare, per andare al cinema, per andare a mangiare fuori, per andare in giro a fare shopping, semplicemente per stare a casa e sentirsi in ordine. Insomma, un trucco veramente semplice, con pochi prodotti, ma veramente d'effetto. Premettendo che ho già messo la mia crema di base per il viso, vado a farvi vedere, nel frattempo che comunque viene assorbita, i due prodottini che ho acquistato stamattina appunto da Kiko e con la quale andrò a realizzare il mio make-up di oggi. E nello specifico ho preso un ombretto di quelli in stick, quelli matitoni diciamo, il Long Lasting Stick 8 ore No Transfer Eyeshadow nella colorazione numero 28, che vi faccio vedere. È una colorazione molto bella perché è molto neutra, una di quelle colorazioni che va bene sempre e a tutti. Infatti vedete che è un color avorio praticamente, color carne diciamo, ed è questo qua. Bellissimo. Andiamo poi a vedere com'è l'effetto una volta applicato sull'occhio e nel frattempo vi faccio vedere anche l'altro prodottino che ho comprato, che è un rossetto della nuova collezione di Kiko, la Dark Treasure, ed è un metal lip stilo nella colorazione 03. Faccio vedere innanzitutto il packaging, è bellissimo. Tutte le collezioni Kiko un pochino importanti hanno questo packaging. Il packaging è stato dorato, è stato blu e questo è nero glitterato, bellissimo. E il rossetto che ho scelto io è questo rossetto, che è tra un bordeaux e un rosso metallizzato, bellissimo, e andremo a provarlo dopo insieme. Quindi partiamo subito, adesso cominciamo con il trucco. Allora, comincio come al solito da una base di cipria, perché così va a opacizzarmi il viso, io che soffro di pelle mista grassa, ed essendo ancora estate non utilizzo alcun tipo di fondotinta, neanche quello in polvere. E come cipria vado a utilizzare questa di Nabla della collezione Close Up, che sto adorando insieme al suo pennello. Quindi, apriamo la cipria, ne mettiamo un po' nel coperchio. Ok, in questo modo, poi la prelevo dal coperchio, tolgo l'eccesso e semplicemente la vado a spennellare su tutto il viso, in questo modo, così da rendere opaco il viso ed evitare l'effetto lucido, insomma, per almeno qualche ora. Ok, non ne ho messa tantissima perché comunque d'estate, anche se con la cipria mi lucido meno, e comunque non in tempi brevi, tendo comunque a lucidarmi molto di più rispetto all'inverno perché naturalmente fa più caldo, quindi comunque non voglio lo stesso caricarmi, ma un po' la metto sempre. Poi prima di procedere al blush comincio con gli occhi e come prima cosa vado a mettere appunto il nuovo ombretto di Kiko, questo in stilo, e vediamo com'è l'effetto. Lo metto un po' così. E poi vado semplicemente con il dito a spostarlo un po', in questo modo. Proprio semplicemente. Tra l'altro si fa fatica a stendere, è veramente long lasting, perché comunque una volta che lo mettete lì rimane. Fantastico. Ecco, mi piace un sacco perché io credo che gli ombretti comunque color carne, color avorio, color nude rendano molto su tutte le persone, perché vedete che sembrate veramente struccate con pochissimo, e secondo me con l'effetto che darà poi il mascara è il top. Anzi, il mascara andiamo a metterlo proprio ora e utilizzo questo di Wycon Low Lies On Pop Mascara nella colorazione black, che mi sta piacendo tantissimo perché l'ho pagato 2,99€, scontatissimo da Wycon, e ha quei pennelloni giganti che a me piacciono, proprio uno scovolone enorme. Andiamo a metterlo insieme.
Veramente stupenda, cioè guardate che effetto che fa rispetto a questa ciglia che non ho messo nulla, cioè guardate, incredibile, mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio. Poi comunque vi parlerò bene anche del mascara di L'Oreal, vi farò una recensione approfondita e vedremo com'è. È stupendo questo mascara. Guardate l'effetto, pazzesco. Quindi gli occhi praticamente sono completi e guardate in modo molto semplice, sono già belli truccati. Poi vado a definire le mie sopracciglia sempre con la mia matita di Benefit, la Goof Proof Brow Pencil che stra-amo e anzi mi sa che tra un po' dovrò andare a ricomprare perché ho paura che sia quasi finita, beh, insomma, non proprio, ma non manca tantissimo. Le definisco, le inspessisco. Più che altro le infoltisco qua dove mancano dei peletti. Poi le pettiniamo. E per quanto riguarda gli occhi e lo sguardo, abbiamo terminato. Adesso passiamo al rossetto e proviamo insieme il nuovo Kiko Dark Treasure numero 03 Metal Lipstick. Quindi ho già messo un po' di burro cacao, andiamo a mettere il rossetto insieme. Il profumo è molto buono. Non fate caso al brufolaccio che ho. Qua. Ok. Guardate che bel colore. Bellissimo, veramente. Un colore particolare. Però dà questo effetto metallico che è fantastico, vedete? Molto particolare, molto bello. Mi piace perché poi abbinato a questo trucco occhi molto chiaro, molto semplice, secondo me un rossetto così d'effetto è il top. Vado poi ad applicare questo blush della Pure Bio Cosmetics nella colorazione numero 02 che mi piace un sacco, molto naturale, e utilizzo lo stesso pennello con la quale ho messo la cipria. Ne prendo un po' così. È iperpigmentato, bellissimo. Poi il fatto che sia comunque un blush naturale è top. Ok, vedete? Basta poco per dare un po' di colore anche alle gote, senza esagerare, è davvero un trucco comunque veramente veloce, con pochissimi prodotti, perché ho utilizzato solamente una cipria, blush, rossetto, un ombretto in stick, un mascara e ho definito le mie sopracciglia, quindi veramente con pochissimissimi prodotti, proprio pochissimi, mi stanno nelle mani. Io ho fatto un trucco completo, comunque un trucco carino, un trucco portabile sempre, elegante, che può andare bene, ripeto, a lavoro, per andare a fare la spesa, per un aperitivo, per una cena, perché voi così siete stratruccate. Ma non siete stratruccate, quindi secondo me è uno di quei trucchi jolly veramente che va sempre. A me piace truccarmi così ultimamente, con pochi prodotti, ma magari un trucco d'effetto. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto vi abbia tenuto compagnia più che utile, cioè utile sì per aver scoperto un make-up semplice, soprattutto anche aver visto l'applicazione di un nuovo prodottino della collezione Kiko che è in questo momento in vendita da Kiko. E spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che è online il giveaway, quindi mi raccomando, partecipate perché ci sono dei bellissimi regali. Andate a vedere che cosa vi regalo. Vi lascio magari la scheda al video alla fine. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, un bacione e io il mio mal di gola. Vi salutiamo. Ciao!